Ah, mi è proprio io sono sbattuta come una merdina volante. Vabbè, tu parli come trucco, dai. Ma che stai? Allora. Allora. Ciao a tutte e a tutti. Ciao ragazze. Siccome vi è piaciuta, ve la ripropongo. No, prendetela con lei perché io non lo volevo fare e Colpa mia, io quindi sono sbattuta e mi trucco, tanto stasera lei si andiamo a trucca. cena, io e lei andiamo a Io sono cena bella così. insieme a un'altra amica. Nei miei rari momenti liberi trovo anche il modo di vedervi La finalmente. piamo Ma stasera, c'ho pure la mal di piamo testa, la si seta. vede? C'ho una faccia di Ma tu sai che mi sono merda. sbattuta? Io Sì, che ti sto vedo, male, è c'ho vero. mal di testa, sono Aspetta, mi sbattuta, metto sono gli occhiali perché non brutta. la vedo bene. C'ho Fausto, È che il Fausto del brutta. cambio stagione è Sì, è terrificante. brutta Mi soprattutto, sa che ho guardate, pure la notate felpazzozza bene, dei qua sotto, fondodita. no, è pulita, qua sotto la graffia del gatto proprio mezz'ora fa. Bastarda. Maledetta. Disgraziata. Vabbè, parliamo, dai, tranquilli. Parliamo, di che parliamo? Non lo so, tanto a te qualunque cosa dici a loro piace. Ci sono stati dei commenti bellissimi, ti hanno detto che sei bellissima, che sei Sono dolcissima. bellissima. Oh, Dentro, finalmente. proprio dentro. Allora, io oggi mi sono messa. No, sono messa d'accordo, non ci siamo messe Questa, d'accordo. sta maglietta l'ha portata a Bologna, me la Tutte e ricordo. due di bianco, Sì, perché io ho non ce la deciso, caie. certo, e io ho deciso che non mi vestirò più di nero, perché il Oh, nero sfina, dicono. sfina Non ce ne frega niente. niente. Ma quando uno si sente bianca, rosa, gialla, verde, Vuoi mettere? deve osare. Volete Brava. mettere una bella maglietta bianca con qualche coloratina sopra? Esattamente. E vi fa sentire meglio, riuscite ad uscire spensierate. Io Non ti sono vedo sempre quella che si niente. muove davanti ai video, Sì, quindi io faccio non. delle cose terrificanti Lei si oggi. trucca, io mi Sono muovo. l'anticoccio per eccellenza. Per fortuna c'è il mobile dietro, Faccio perché se no l'altro l'anticoccio. giorno piano piano muovendomi sono andata sul mobile e l'ho Ah, a rovinato. Va bene, ma questi sono me me l'ha dettagli. rovinato. Sono dettagli. Tanto Ma scrive mia sua si poteva anche va 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 va. rovinare. Sì, appunto. E quindi di che vogliamo parlare? Dai. Di qualche bella Sabrina? Sì, vabbè, Di qualche dai, smettila. Di quanto Sabrina non trova la matita labbra dentro questo Non la ginepraio. trova la matita labbra nel ginepraio. Vuoi che ti leggo No, qualcosa? trovato, L'ha trovato, trovata. Adesso trovato. come fa a mettersi la matita labbra questa? Ah, c'ha uno specchietto. Allora io non vedo niente. Sono presbite, quindi non vedo proprio una Sono mazza. prete. Sono Sono presbitero. presbitero, sì. Non vedo Oddio, c'ho pure la niente. liquirizia qui, che schifezza. Ma Ma guarda perché la liquirizia? che Veramente? degrado. Vedere la No, ma a me lo liquirizia? sono levato. Sono tutta la macchia qui di nero di liquirizia. Che degrado, guarda. Io L'anticoccio. Sabrina me l'anticoccio ne oggi. menerebbi. È bella come il sole, se la vedeste, c'hai i pantaloni di pelle, quelli bellissimi, che proprio hanno fatto un fisico Pure. bestiale. Nonostante. Ah sì, adesso vedo che è Nonostante la vecchitudine, è zozza di leggermente. No, vabbè, fondodita. ma non si vede. No, ma tanto me la levo per uscire, metto un'altra cosa. Scusa, ma mi sei in bianco tutte e due, perché te la devi Metto un'altra levare? cosa bianca ma Un'altra pulita. cosa bianca ma pulita, va Ti pare che vada a bene. cena con la felpa sporca di Cipria? Eh no, certo. Poi lei c'ha la felpa a manica lunga, io sto a manica corta. Mi sembra giusto perché noi ci abbiniamo bene insieme. Fuori fa, sono arrivata, vabbè, dopo un'ora e mezza di macchina, due incidenti, lasciamo perdere. Io Ha abito detto che non all'altra. viene più a No, non vengo trovarmi. più a trovarla perché veramente non posso saperle, mi cazzo perché ci sono in ritardo. E vai sulla strada, gli incidenti non è che ti fischiano. Priscilla, esci 2 ore prima perché ci sono due incidenti. Cioè, è impossibile sapere, quindi. Io poi la strada oramai la so, quindi il navigatore non lo metto. Io c'ho baffi. La prossima. A barba? Sì, Ma che donna baffuta, baffi? sempre Ho l'ombra piaciuta. dei Molto carina anche con i baffi. Ditele qualcosa perché lei non sa. Pure i baffi. C'ho tutti i difetti C'ho oggi. tutti oggi. Oggi si vede brutta, si vede una Sì, oggi cozza. sono un cesso ambulante. Va bene, bisogna sopportarlo quando si vede cessa. Non Cessa. Fa è pure caldo. che. Come ci spoglie E mo se pure. spoglia, Dio cuore. Ecco, informazione di servizio. Sto nervosa, eh. Se buoni, state buoni, Se se potete. potete. Ecco. Vabbè, dai, facciamo le persone serie. Di che Allora, di che parliamo? vogliamo parlare? Ah, Lo so. ecco, mi sento un po' meglio. Non lo so, vogliamo parlare. Di che vogliamo? Aspetta, che mi sposto i capelli. Vedi, Ecco. la luce è tanto bella, però si riflette negli occhiali. Terribile, a me è già venuto mal di testa, non lo so, lei non. È Ma io già fastidiosa. farei così, È perché molto proprio. fastidiosa, però io ho visto la differenza tra la luce e la non luce. Sì, Quando la questo è luce non vero, c'è, al questo è buio vero. sgrana tutto, vedi proprio una schifezza. La cosa antipatica per chi porta gli occhiali è questo reverbero terrificante, cioè. In che senso pinta? Pinta che può. No, Ah, è ecco in che incognita, senso. cernutisce. C'è mio figlio. Ciao! Ciao! Come stai? Bene.
Vedi, pure lui ha preso la cosa, credo. Sì, ti credo, sta diventando un pangolino a farsi le stesse cose pure la sanitaria, è una fascia elastica che tiene le spalle dritte. Bello, sia prima figlio che mia nipote. Vale un becchietto. Sì, poi mi figlio, sto sempre così, ti commentatore. Credo, per computer. No, mi figlio il cellulare. Dai, su, dai. Allora, che libri stai leggendo in questo momento? Dai. Sto leggendo 4 libri insieme, mai successo in vita mia. Io 2-3 ci sono arrivata, sì, pure io faccio queste cose strane. Allora, sto leggendo sempre Mangia per la Gama, della voce. Ecco, poi sto leggendo Mangia il libro del mese di Ritualmente, perché faccio parte di Ritualmente di Alice Lifestyle. E questo mese è Pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill, che io ho letto l'anno scorso, qualcuno di voi lo sa. E c'è scritto che bisogna leggerlo 3 volte, io non so se lo leggerò 3 volte. però non hai fatto gli esercizi che ti diceva Napoleon per diventare ricca subito, all'istante. Ho paura di no, non vista la mia condizione attuale. Adesso glielo riregalo, così lo legge 3 volte, non sto scherzando. Considera che ho copiato mezzo libro sull'agenda dove tengo tutti gli estratti. Perfetto, quindi devi andare a vedere. Guarda, allora tu intrattieni 2 secondi loro, io vado a prendere. Lei va a prendere l'agenda, brava, benissimo. Così leggiamo qualcosina e prendiamo spunto. E poi sto leggendo un altro e purtroppo non ricordo né il titolo, no, forse l'autore ce l'ho scritto qui sul telefono, se mi date un attimo ve lo leggo, sempre se riuscissi a leggere qualcosa, ma non leggo nulla, quindi mi devo per forza mettere gli occhiali. E eccolo qua, Viva il latino, lingua inutile, è di Nicola Gardini, è bellissimo. Io ho fatto il latino e l'ho odiato come tutte quelle che hanno fatto latino al liceo, me lo portavo sempre a settembre perché ero una capra. Questo libro ti fa fare pace con il latino e te lo fa amare alla follia. Ah, quello bellissimo. Che libro è? Si chiama, già l'ho detto, allora l'ho cercato perché ce l'ho scritto sul telefono perché non ricordo né titoli né. Viva il latino, storia e bellezza di una lingua inutile. Ma che figo! Di Nicola Gardini, bellissimo. Infatti adesso penso che mio figlio mi odierà il terzo. Lo proporrò alla professoressa di latino e di greco per farglielo leggere a loro. Veramente mi odierà, perché è proprio. Poi sto leggendo l'ho detto, Mangia per Gama, il libro di Napoleon Hill, questo. E un altro di Krishnamurti, che purtroppo non ricordo nemmeno il titolo, ma è una cosa tipo sulle abitudini che non devi avere l'abitudine. Mi sa che l'ho letto, ho visto il titolo da qualche parte, forse ce l'ho pure sul cellulare, lo scrivo nella copertina. Non me lo ricordo. Sì, le abitudini, non lo ricordo. Non me lo ricordo. Comunque lo sto leggendo 4 insieme e devo dire che li porta avanti anche bene. Aspettate che non leggo niente. Mezza agenda riempita di appunti, di libri. Niente di libri letti, guardate, questi sono tutti i libri che leggo, che sto leggendo e che mi interessa. Mezza agenda è andata, l'altra mezza da finire, c'è un'altra pronta rossa, grossa uguale, questa è la mia Bibbia. Questo adesivo ce lo hai? Sì, te lo dovevo regalare. Ecco, vedete che sta diventando di regalarmi, bellissimo. È carino, sì, c'è il suo perché. Molto allora, io per organizzare i miei libri, come ho fatto? Praticamente, siccome è un'agenda, in realtà è un'agenda giornaliera di Moleskin questa, nella parte iniziale, qui dove sta tutta il calendario annuale, ho messo in corrispondenza dei giorni in cui ho iniziato a prendere appunti su quel dato libro, il titolo del libro e l'autore, che ne so, 12 novembre inizia Napoleon Hill. Perfetto, questa è bellissima. Se no divento matta, perché io ho tutto qui, addirittura dei corsi che ho fatto. Allora, libro, pensa e arricchisci te stesso, perfetto. Ce l'abbiamo all'8 luglio. Che questa è una 16 mesi. Il giorno dell'onomastico mio. Vai! Wow! 8 luglio. Che figo! All'inizio. Eccolo, è il primo. Allora, ti dico quello che ho riportato, secondo me, che era importante di quel libro. L'ho letto nel settembre del 2018, quindi un anno fa. Ah, perfetto. La persona che non ha traguardi parziali né un fine preciso non può sperare di riuscire. Perfetto, verissimo. Ci vuole molto più di una laurea per ritenersi istruiti. L'istruzione non è costituita da nozioni spicciole, ma dalle conoscenze pratiche applicate durevolmente. Si remunerano le persone non per quanto sanno, ma per ciò che fanno con quel che sanno. Bellissimo, è vero. Ragazzi, ha colto due delle peculiarità del libro, che sono molto importanti. Non interessa
quanti studi hai fatto, se ti sei laureata, se non ti sei laureata, ma se ami quello che hai studiato, quello che hai studiato, e se ami quello che vuoi fare, diciamo, la tua professione o quello che tu hai in mente di fare, sei sicuramente una persona che può arrivare dove vuole e come vuole. Esattamente. Quindi bello, bei concetti. Questo invece è un altro passaggio. La maggior parte delle cause di malattia sono mangiare troppi alimenti nocivi, pensieri negativi ed esprimere negatività, uso sbagliato o eccessivo del sesso, carenza di esercizio fisico. Ci stai tutta? No, una non l'uso del sesso. Quello è giusto. Anche la carenza coniugata, no, quella morte. Certo. No, quella morto. Ce l'ho l'altra, una a destra, una a sinistra e la l'ultima tutte. Ok. Poi rinviare è un male. Gran parte dei falliti aspetta il tempo adatto per iniziare a fare qualcosa di utile, quindi la procrastinazione. Non aspettate, il tempo non sarà mai del tutto adatto. Iniziate da dove vi trovate e impegnatevi con gli strumenti che avete a disposizione. Lungo il cammino ne troverete di più efficaci. Questo anche a me. Del dubbio sì, parti. Sì, parti comunque, anche se non sai dove devi andare, se non hai un progetto già definito, ma hai un'idea vaga, un sentore, una vibrazione, anche una cosa. Vai. Però partite da qualsiasi punto state. Lui, Napoleon, dice che non servono soldi per all'inizio, non servono soldi, serve solamente coltivare questa idea e cercare in tutti i modi di portarla avanti. Quindi secondo me è un libro da leggere. Supremo è il valore della tenacia. Chi fa della costanza la sua parola d'ordine taglierà via via tutti i traguardi. Tenacia, costanza, sì, perseveranza, abitudine. Ottimo. Anche organizzazione e anche pianificazione. Non so se tu hai sottolineato questo fatto della pianificazione. Chi lo sa? Forse più avanti. Vediamo un po'. L'energia sessuale è lo stimolo più potente nello spronare le persone all'azione, perciò lo si deve controllare e sublimare incanalando la parte in eccesso verso altri fini. Bello. Anche l'energia non strettamente sessuale, ma proprio l'energia che si scaturisce tra due persone, mm-hmm. anche quello porta comunque a sviluppare un'idea, un pensiero, un desiderio. Lui parla tanto di questo desiderio, sì. di arrivare da qualche parte, no? E questa cosa viene sottolineata più volte nel libro, anche tra colleghi, tra amiche. Basta avere una relazione comunque, per esempio, affettiva. Ecco, mi veniva in mente l'altro giorno, nell'altro video, guarda, Sabrina ha parlato del suo coaching e ha detto che gli sono venute delle idee per alcune coaching che tiene, no? Che tiene, scusate l'italiano, mm-hmm. non fa parte di me. E questo perché? Perché comunque tra due persone c'è uno scambio di energie, quindi quello che esce da Sabrina e magari può aiutare la persona ad uscire nel momento di stasi, nel momento di difficoltà, oppure proprio come uno slancio di qualcosa, mm-hmm. ed è importantissimo, sempre di energia si parla, insomma, quindi... Sì, mi dà l'idea che sia proprio un'intuizione che arriva al coach perché è veramente in ascolto. Brava. Del suo coaching. Brava. Quindi ti connetti in qualche modo, c'è cioè un'energia proprio vibrazionale che risuona e magari il coach non è cosciente delle sue necessità ma riesce in qualche modo a trasmettere al coach, bravo. Che gli fa da specchio, no? Tipo lei vede bene le potenzialità delle persone, riesce a captare subito dall'inizio. Io, insomma, sono tre anni che ci frequentiamo, sì. no? E lei ti riesce a tirare fuori veramente il meglio di te. C'è uno sprone particolare, non è che ti forza, non è che ti con l'obbligo con le parole, no, assolutamente, ti strada. Una delle mie coach mi ha detto che c'è il dono della sintesi e che se mi avesse conosciuto anni prima non si sarebbe trovata nella situazione in cui si trova ora. Ha detto tu c'hai un grande dono di sintesi, perché lei ogni tanto ha una difficoltà e mi manda i vocali. L'altro giorno mi ha mandato un vocale di 5 minuti, per cui mi sono fermata da una parte e ho detto fammi sentire che è successo. Ha sentito tutto, gli ho detto tre parole lapidarie. Oh, te in tre parole hai sintetizzato il mio piccolo.
sole di 5 minuti. Riesce a fare ridimensionarti. Perché focalizzo le cose veramente subito. Sfrondo subito da quello che non è importante. Poi, gli uomini di successo assumono decisioni con celerità. L'indecisione è la sorella del fallimento. E ancora, la prudenza eccessiva porta all'insuccesso tanto quanto la temerarietà eccessiva. Sì, tutte e due. Prudenza e temerarietà, tutte e due. Per la pessima abitudine di spendere i soldi in modo sbagliato, così come facevo io a suo tempo, pessima è l'abitudine a spendere in modo indiscriminato. Gli spendaccioni non arrivano da nessuna parte perché hanno sempre paura della povertà. Io più avevo paura di avere pochi soldi, più li spendevo. È vero. Non mettevo mica da parte. No, è vero. Anche prendete l'abitudine di risparmiare costantemente una certa parte del vostro reddito. Quindi anche poco, però mensilmente, quando, se ce l'avete, se avete la grazia di avere uno stipendiuccio, mettete via anche una piccola somma, ma tutti i mesi fate in modo di mettere via, anche 5, vi dà questo senso di costruzione. Io non lavoro, però ho deciso da un annetto circa, e quando mio marito porta lo stipendio, di togliere una piccola cifra, perché noi comunque siamo a 4, perché una è partita per Londra, e non la nomino nemmeno, rinominata, e no, a parte scherzi, comunque a Londra ha un altro costo, quindi lasciamo perdere. E le tasse universitarie hanno un altro costo, quindi lasciamo perdere due volte. E metto da parte questi piccoli soldi che poi alla fine o prima della fine dell'anno, magari se c'è che ne so, una causa particolare, un avvenimento particolare, allora so che posso attingere. Se li ritrova. Sì, so che posso attingere. Comunque io mi trovo più nell'abbondanza ora che non spendo, che non compro niente, beh, che se è ovvio è una, come dire, una conseguenza naturale, però... Diciamo che rispetto a qualche tempo fa, quando c'era un po' più di sicurezza economica in generale in famiglia, ero più povera, perché spendevo tantissimo. È vero. Adesso che comunque uno sta un po' più attento per diversi motivi, e io non mi tolgo quasi nulla di sfizi, però... No, però per esempio il libro lo compri, quindi diciamo, compro sempre, un arricchimento. Ma vogliamo parlare dei biglietti del treno? Anche. Che io da febbraio oggi ho fatto 9-10 viaggi in treno, sono 1000 euro di treno. Sì. E in più ce n'ho da fare fino a giugno altri 7-8, senza contare la vacanza a Londra che farò di 8 giorni con la scuola delle donne, che parto a metà novembre, e lì a Londra mi svenerò. La cosa è l'albergo. Però guarda, trovi anche il viaggio, me lo sono già pagato. Take away a modica cifra, insomma, guarda, io ho fatto che Camilla si è mangiato per lavoro. Qualcuno ne ho conosciuta domenica pure al corso di Micaela. Ci conosciamo alcune, quindi andremo a pranzo insieme. Domenica. Io non sono andata perché avevo due settimane prima avevo aderito ad un altro progetto che sto seguendo per il fatto della dieta, che non voglio dire dieta, del mangiare bene, del mangiare sano. È un male sto braccio da morire. Lui parla di desiderio ardente. Brava, desiderio ardente. Cioè non è solo desiderio. Deve diventare quando quasi un'ossessione. Quando volete una cosa deve essere ardente, è quel fuoco che l'attira. Sì, perché è quel fuoco che contiene l'energia che vi fa arrivare dove volete. Esatto. Per esempio, faccio un esempio stupido. Io, vabbè, ho fatto l'estetista, ho studiato, continuo a studiare perché è come il medico l'estetista, Non dovete mai, la brava estetista non dovrebbe mai smettere di studiare, di tenersi insomma aggiornati, eccetera eccetera. Diciamo, ho avuto il terzo figlio, quindi già era grandicello perché faceva, mi sembra, la terza elementare, e ho deciso che volevo imparare, perché conosco abbastanza bene l'inglese, ma volevo imparare un'altra lingua, ma il francese non mi ispirava, lo spagnolo ho provato a studiarlo, Ho deciso di studiare la lingua dei segni. A casa mi hanno detto che era una pazza, schizzata. Piace molto a Priscilla invece. Bellissimo, devo dire che ho fatto un corso, purtroppo a pagamento, perché non esistono corsi gratuiti né della regione né di niente. Bisogna andare. Che è una professione che ti viene pagata, sì. Per cui comunque è un percorso professionale. Bisogna andare alla scuola dei sordi, insomma, per segnarsi, quella è privata a pagamento. E poi dopo quella l'ho portata a termine, sono 3 anni perché sono 3 livelli. E poi ho fatto l'assistente alla comunicazione, un altro anno, quindi un'altra specializzazione, e ci sono riuscita, ripeto, a casa mia, ma sei matta, ma sei pazza, ma che caspita ci fai, che non ci fai? Io per adesso, certo, è vero, non la uso, però quando vedo, che ne so, in televisione, ecco, l'altra sera c'era su Rete 4 la storia di quel marito che dice che non ha ucciso la moglie,
tutte e due sordi in un gruppo di sordi. La moglie è caduta dal quarto piano, è morta sul colpo. Oh, e c'era, siccome erano tutti e due sordi, e c'erano gli interpreti. Bellissima, è stata veramente un po' rientrare, diciamo, in famiglia, tra virgolette, insomma, quindi mi piace molto. Però io avevo veramente il desiderio ardente di fare questa cosa, ci sono riuscita. Sono riuscita a mettere da parte i soldi in modo da non gravare troppo sulla famiglia, perché ripeto, sono anni che non lavoro e ho fatto questo corso, ripeto, 4 anni, non è e qui poco. C'è una rivelazione. Dice: se gli uomini adottassero sempre la chiarezza di intenti e si attenessero allo scopo prestabilito per dargli il tempo di diventare una vera e propria ossessione, tra parentesi, l'ossessione a potenza creatrice. Sì. E poi dice: se sapete pensare per arricchirvi, vedrete che la ricchezza inizia da uno stato mentale, dalla chiarezza di intenti, cioè la visione, e non dipende dal lavoro se non in minima parte. È vero. Cioè, non è lavorare che fa fare i soldi, ma è desiderare ardentemente e seguire la propria visione. Poi dice: il nostro cervello si sintonizza sui pensieri che dominano la mente per mezzo di calamite che non conosciamo e che attraggono verso di noi le forze, le persone e le occasioni che si armonizzano con la natura dei nostri pensieri dominanti. Quindi se i nostri pensieri dominanti fanno schifo, chi attiriamo noi? La schifezza. Hai capito? Tra i sentimenti positivi, le emozioni della fede, dell'amore e del sesso sono le più potenti in assoluto. Vero, è vero. Che tirano fuori vibrazioni alte. Esatto. Che dicevi dell'organizzazione programmata? Della pianificazione. Stiamo lì. Ragazzi. Le idee sono traducibili in denaro grazie al potere di un obiettivo preciso, tra parentesi, la chiarezza di intenti, abbinato ad un progetto e ad una organizzazione programmata. Se non si è organizzati, se non viene. È vero? Infatti come si dice, il mettere gli obiettivi a calendario, cioè la pianificazione, che è quello di cui si è parlato poi nel business planning domenica con Michela Terzi, parlava anche di questo. È importantissimo, io non credevo, perché pensavo sì, vabbè, scrivi, tu non vado a battere. Io ripeto, non lavoro, eppure se non ho pianificato la settimana, che ne so, con gli accompagni vari del terzo figlio, perché ringraziamo Dio gli altri due sono patentati, eccetera, eccetera. Oppure, che ne so, una routine in casa, vedo Sabrina, una routine di tiro, di fare cose in casa, e non uscivo, non sarei uscita dal buco. E per me la cosa ancora più importante è il fatto di fare la spesa e di cucinare in modo sano e di programmare questa cosa, perché se io non programmo, non compro niente, apro il frigo e sicuramente mangio la prima schifezza che mi capita nel frigo. Ora le schifezze nel frigo non ci sono, c'è verdura, c'è frutta, c'è cose salutari, quindi addirittura gli hamburger vegani che io non ho mai mangiato, invece adesso mangio, per riuscire a stare un pochino in salute, non voglio dire a dieta, ma in salute. Allora, c'è una cosa molto bella. Se volete arricchirvi, dovete rifiutare qualsiasi circostanza che possa condurre all'indigenza. Dice: ci deve essere proprio il rifiuto di situazioni che portano alla povertà, alla mancanza di, alla mentalità della scarsità. Questa è proprio una cosa mentale, è una cosa per alcuni molto difficile da accettare, da, non voglio dire autoconvincersi, però effettivamente c'è lo stato mentale, è qualcosa che si assume, non lo si può acquistare, dobbiamo crearlo. Stati mentali si creano. Sì, quindi se tu sei depresso, vivi convinto che sei depresso, sarai depresso a vita. Se tu sei depresso, invece vivi convinto che esci dalla depressione, stai bene e cerchi in tutti i modi di fare qualcosa per evitare questa situazione, esci da tutta questa cosa. Abbiamo l'ora sotto controllo? Sì, ma andiamo a cena, abbiamo un'altra amica che ci aspetta. La paura della povertà è una condizione della mente, niente altro. Eppure è sufficiente per distruggere le possibilità di riuscita in qualsiasi impresa. Questo timore paralizza la facoltà della ragione, distrugge l'immaginazione, uccide la sicurezza di sé, mina alla base l'entusiasmo, scoraggia le iniziative, conduce all'indecisione, incoraggia l'abitudine a rinviare e rende impossibile l'autocontrollo. Toglie fascino al carattere personale, elimina la possibilità di riflettere con cura,
non facilita la concentrazione degli sforzi, affievolisce la tenacia, annulla la forza di volontà, distrugge le ambizioni, offusca la memoria e attira i fallimenti, attenua l'amore, uccide i sentimenti più delicati, scoraggia le amicizie e prepara le disgrazie sotto ogni forma, favorisce l'insonnia, la tristezza e l'infelicità. La paura della povertà è senza dubbio la più distruttiva ed è anche la più difficile da gestire e superare. Non c'è nulla che ci faccia soffrire di più dell'umiliazione e della povertà. Solo chi è stato povero comprende il profondo significato di questa frase. Chi si preoccupa di diventare povero tende per contro a spendere più di quello che guadagna. È vero. Cioè, ragazzi, la povertà è una maledizione. Ma non è una cosa nuova. No, no, è solo un religiosismo che ci induce a pensare che il denaro sia peccato e che la ricchezza sia una cosa brutta a cui aspirare. Infatti. Voglio dire, fatti salvi i santoni che conosciamo, da San Francesco alla Madre Teresa, che comunque l'hanno fatto per scelta, per non avere impicci, ma era una scelta, non l'hanno subita. Erano ricchi, cioè San Francesco era quello che era San Francesco ricco, era ricchissimo, di famiglia, ricchissimo, e ha scelto la povertà, un altro discorso, quello è un valore suo, l'ha scelto, va bene, ma se voi prendete anche la Bibbia, il libro del Deuteronomio, tra le maledizioni più grandi che possono toccare all'uomo c'è la povertà. Beh, comunque Dio è un Dio d'abbondanza, quindi bisogna veramente, ecco, poi chiaro, non bisogna metterci il cuore, non bisogna fare del denaro l'unica ragione di vita, sappiamo che il denaro non compra l'amore, non compra tante cose, per carità, però è una benedizione che permette di avere tante comodità che schifo non fanno a nessuno. Poi parlarsi e dirsi ah sono povero oppure ah sono depressa, ah sono cose che il cervello, anche se uno lo dice per scherzo, non riesce a captare. Immagazzina dentro, nella memoria, che tu sei così, quindi io sono povera, e agirà in maniera sità. E quindi biozza una notifica. Bene. Sul telefono, non so che sia. Che siamo che abbiamo superato i 30 minuti e si è riallacciato un secondo video. Ah, dici? Sì, lui li divide di 30 in 30. Ammazza, già sono passati 30 minuti. 33 e 27. Abbiamo fatto due. Ah, perché tu c'hai occhiali, ammazza, ragazze. A me lo direte, ma va bene, uguale. Scrivete che mi odiate, va bene uguale. Ah, sì, è vero, 33. Bionda, ce ne dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Ci abbiamo mezz'ora per arrivare al ristorante. Ragazze, è stato un piacere. Grazie. Grazie per la bella compagnia, aspettiamo un'altra valanga di complimenti a Priscilla, perché ormai l'avete proprio adottata, la adorate, basta, ve la cedo, ve la lascio. Grazie con cuore, veramente grazie. Anche fateci sapere che ne pensate di queste cose che abbiamo letto, se vi piace l'idea di come ho archiviato le mie cosine. Bellissimo, che lo voglio fare anch'io. Questi sono gli estratti dei libri, è il the best of dei miei libri, così sono libera di rivendermeli. Facciamo girare l'economia, perché poi li vendo a metà prezzo, per cui conviene a tutti. Io ho quello che devo avere, quello che mi interessa, non devo spolverare niente, non ho pesi se trasloco. Bella Paola, che bodica fa. Vabbè, grazie. Vi saluto. Grazie ragazze, grazie a te. Grazie a te, amore. Ci vediamo presto. Ciao.